Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio, e qui è Manu, e ben ritrovati nel canale, ben trovati in questo Manu doppietta, proprio, doppietta, perché l'altro doppietta ieri, per voi, per noi un po' meno, perché l'altro ieri abbiamo fatto i Predatori dei Mari, che vi lasciamo qui sopra la testa di Manu, mi raccomando andatela a recuperare, come vi abbiamo detto appunto in quel video, abbiamo fatto tardissimo, però per questi invece, per Predatori dei Ghiacci, ragazzi stiamo facendo molto presto, perché li abbiamo presi ieri? Sì. Ieri, l'altro ieri al massimo, e quindi lo stiamo girando subito e andremo ad aprire questa nuovissima collezione. Devo dire, Manu, iniziamo a fare un po' di confusione, perché si chiamano tutti uguali ormai, Predatori dei Ghiacci. Non so quanti ne sono usciti, sì. È uscito anche della Dynamix, se non sì. erro, che si chiama proprio uguale, quindi adesso iniziamo a fare un po' di confusione, però questa è sicuramente una nuova collezione che oggi appunto andremo ad iniziare insieme. Ma prima di iniziare questo video, noi come al solito invitiamo a lasciare un grossissimo pollice all'insù e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ma andiamo a aprire? Andiamo a aprire. Dobbiamo trovare speciali. Per forza. Andiamo. Vai. Eccoci qua, Manu. Vai. Creaturex, i Predatori dei Ghiacci. Trova i cambia colore e trovi il brillante buio. Noi il buio quanto ce ne piacciono? Sì, qui il cambia colore in acqua calda non lo vogliamo. No, perché non si cambia l'acqua. No. Un predatore e la sua scheda. Andiamo a vedere la checklist. Ci abbiamo il lupo artico. Poi il pinguino imperatore, il trichego che cambia colore in acqua calda, il beluga che l'orca. Dice che cambia sia in acqua calda che in acqua fredda il beluga, ma non doppio. L'orca che l'abbiamo già trovata l'altra volta, sì, peraltro. Bellissima, tra l'altro. Lo squalo della Groenlandia, il gufo delle nevi che c'era pure questo l'abbiamo trovato volta. L'altra volta. Il pinguino comune, il narvalo. Il nasello. L'elefante marino. Ecco qua, questi sono quelli che ci piacciono. La foca leopardo che brilla al buio e l'orso polare, sempre l'orso che brilla polare, al buio. Quanto è bello. Manu, io vado, eh. Ah, apri quello? Ma è quello speciale. Dici? Questo io sento che è un pinguino, già lo so. Strano, poi è il pinguino. Nasello. No, il nasello bruttello. Questo è brutto tanto, eh. Manu, poi questo. Oddio, però ci potrebbe dare tante gioie il naso suo. Vero. Sì, allora, vero, eccolo sì. qua. Il narvalo o narvalo, come si chiama? Narvello. Narvello. Il narvello è un cetaceo molto simile al beluga, se non per il lungo corno che può raggiungere anche i 3 metri, che caratterizza i maschi. Questo corno viene usato per fare dei buchi nel ghiaccio, per trovare le prede in fondo al mare e anche per difendersi dai predatori. Vive in gruppi numerosi nelle gelide acque del mare artico. Bello alto di stelle, 91-96-88. Non lo so, c'ha la spada di Re Artù sì. davanti. Può rimanere immerso anche per 30 minuti prima di salire in superficie e respirare. Va bene. Stai freddo. Non ho fatto io il corno. Già certo. lo sento. Guarda. Sarà così come. Ah dai, io! Anzi. Bello panzone! Bello panzone e col cornone. Guarda che bello! Dentro ci abbiamo tutte quante le palline blu. Dai, Mario, è carino! È bellissimo! Guarda, è bello, col cornetto. Sì. Certo, è strano, perché sembra quasi un animale fantastico, no? Tipo in mezzo unicorno. Bello, però. Allora, sì. No, le palline sono tanta roba. Guarda, esce pure da qua. Dalla coda esce la pallina, guarda. Aspetta, vediamo un po' se te la riesco a far uscire. Ma quella come ci è arrivata all'aggiunta, sa? Non lo so. Eccola! Bello, comunque. Questo era il nasello. Bello, ormai il narvello. Ma che sta facendo? Allora. Ma poi Manu, ma devi fare una domanda, ma è normale che non ha la pinna dorsale, secondo te? Forse sì, perché questo è un mammifero. È un mammifero. No, il delfino è un mammifero, non ce l'ha. Però la balena no. La balena. Un balenò, quindi. Forse fa parte della famiglia dei delfini. Ok, allora. Dai, dovremmo uno speciale. Sì, Manu. Speriamo. Oddio, mano. Niente. Oh, questo l'avevi pure chiamato che era il pinguino. Ma se l'avevi capito che era il pinguino, potevi piangere un altro. No, non è che l'ho capito, mo l'ho capito guardandoli. Allora, il pinguino imperatore è il più grande tra i suoi esemplari. Raggiunge un'altezza superiore al metro e circa 40 kg di peso. Il suo piumaggio gli permette di resistere a temperature estreme e con venti gelidi che possono arrivare fino a 150 km orari. Si ciba di pesci e crostacei, è un eccellente nuotatore e può immergere fino a 500 metri di profondità. Oh, sono tanti, eh? Mm-hmm. 75 attacco, 81 difesa e 92 intelligenza. Secondo me l'attacco, questo non è stato. A me piacerebbe sapere come fanno da queste statistiche. Perché fanno le lotte. Sì. No, non hai letto la curiosità. Ah, nonostante sia un uccello, non sa volare. Vabbè. Ce lo danno di loro. Non è proprio una grande curiosità. Sei pronto? Manu, questo potrebbe darci soddisfazioni, eh. Eccolo! Ma che andiamo a fare?
Pingu, guarda quanto è bello. È proprio Pingu. Oh, è bello, è più bello di quell'altro che avevamo trovato l'altra volta. Sì, ma Madonna, così sembra proprio che c'è qualche problema. Guarda, è bello. Comunque sono belli questi, perché c'hanno dentro tutte queste palline. Sì, guarda capoccio. Sì, sono molto fighe. È bello, è bello. Ma è colorato bene. E poi guarda, pure tutto il pelo hanno. Sì, mettiamoli a confronto. Vai, è più bello. Non c'è il tuo paragone, dai. Sì, più bello il tuo. Questo sembra uno di quei disegni dei coso, di Peppa Pig. Comunque lui sembra pure un po' cattivo, devo dire. Infatti questo, lui è, la sera. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se il pinguino e il nasello vi sono piaciuti, mi raccomando, lasciate un pollicione gigantissimo. Qui da Vincio, da Manu e dai predatori dei ghiacci è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao. Ciao ciao.